Ciao a tutti e benvenuti a Series Review. Io sono Marta. Io Emma. Io Federico. E con noi ci sta la mitica Paola. Se siete appassionati di serie TV, questo è il programma che fa per voi. Parleremo di temi, curiosità, personaggi e molto altro. Buongiorno ragazzi, in questa seconda puntata ci sentiamo un po' chic. Infatti volevamo portarvi su questo nostro canale una serie che rispecchia questo nostro stato d'animo. Riuscite ad indovinare qual è? Ebbene sì, stiamo parlando proprio di Elite, una serie spagnola uscita nella piattaforma di Netflix nel 2018 e che conta 4 stagioni. Quando 3 adolescenti provenienti da famiglie della classe operaia vengono ammessi in un'esclusiva scuola privata, le tensioni tra loro e gli studenti più ricchi creano situazioni inaspettatamente pericolose. Confiéseme pa darle piso y enterrarlo ahora. In Italia, diversamente dalla Spagna, Elite è stato percepito in maniera differente. Non tutti sono d'accordo sul suo successo e non tutti condividono l'attenzione che ha prodotto. Diego della Orden, il regista, ha parlato dell'importanza dei temi trattati in Elite. Una delle caratteristiche che più colpiscono di questa serie è il suo rappresentare determinate sfaccettature della nostra società senza alcun filtro, affrontando tematiche e sviluppi che potrebbero ancora oggi rappresentare un tabù, come l'omosessualità, l'HIV e la religione, che sono soltanto alcune delle tematiche che Elite affronta nel corso della sua prima stagione. Il dramma adolescenziale è di per sé uno dei generi che funziona meglio. Se a ciò aggiungi il thriller e il modo in cui la serie rompe tutti gli stereotipi, con i suoi personaggi moralmente ambigui, hai un cavallo vincente. È una serie di estetica sexy con un grande fotografia in cui lo spettatore è in grado di entrare in empatia con i personaggi, per quanto diversi possano essere, e in cui vengono prese decisioni sbagliate che hanno conseguenze. Tutto questo si svolge in una scuola di alta classe dove vediamo uno stile di vita aspirazionale con il suo universo che si impegna. E dall'altra parte ci esplode in faccia una narrazione che include dubbi sull'orientamento sessuale. La stessa cosa succede con il problema dell'HIV. Poche serie giovanili hanno osato toccare tematiche come quelle sviluppate da Elite, e in modo così naturale e non forzato. E credo che in tutti questi ingredienti risieda il segreto del suo successo. Ya no te quiero ver llorando, ese no vuelve a hacerte daño, bebecita, te lo garantizo. Elite riporta in scena gli studenti del liceo spagnolo privato Las Encinas, alle prese, come da tradizione, con una nuova tragedia. Volti vecchi e nuovi trovano spazio nella nuova stagione, che vede un cast parzialmente rinnovato. Molti pensano di conoscere la serie, quando in realtà non sono molte curiosità del retroscena, ma ormai lo sapete, per questo ci siamo noi. L'idea embrionale per la serie arrivò direttamente da Netflix, che chiese di lavorare con alcuni dei più quotati creativi spagnoli, per la nascita di una serie Young Spirit che riprendesse l'atmosfera di Gossip Girl. Inoltre, secondo alcune interviste, Doña Paola, interprete di Lucrezia, Lu, ha rilevato di aver quasi perso l'opportunità di partecipare alla serie. Le mail, infatti, che la invitava a partecipare al provino inviatole da Netflix, era finita nella cartella spam e quando l'attrice si accorse di averla ricevuta, i termini erano ormai passati. Alcuni giorni dopo venne però ricontattata ed infine ottenne il ruolo. Un'altra particolarità che non tutti conoscono riguarda il titolo di ogni episodio della seconda stagione, che fa riferimento al tempo, espresso in ore, passato dalla scomparsa di Samuel, uno dei protagonisti. Un'ultima curiosità riguarda i tempi di produzione di Elite, che sono generalmente più brevi della media. Secondo i produttori, il segreto sta nella straordinaria chimica nata fra gli attori, che ha permesso dei tempi di registrazioni quasi da record. Una combinazione unica in sua classe, baby. Tra i personaggi della serie ne ho selezionati 2 che mi hanno incuriosito molto. Uno di questi è certamente Patrick, che incontrerete nella 4ª stagione, ragazzo molto affascinante, impulsivo e che riesce ad attirare a sé chiunque lui voglia. Ma recentemente l'attore Manu Rios ha dichiarato di non andare d'accordo con alcuni aspetti del carattere del suo personaggio. A lui non piace essere troppo istintivo, in particolare quando ci sono delle scelte importanti da prendere. Un'altra curiosità riguarda una sua passione, la moda, cosa che ha inoltre in comune con Patrick. L'attore sostiene di dover imparare a distinguersi dagli altri e che avere uno stile proprio è molto importante.
Proprio grazie ai suoi tratti distintivi, un'agenzia lo ha notato anni fa su Tumblr e ha deciso di assumerlo come modello ed è ora ambasciatore della famosa Dior. Tra i personaggi di spicco notiamo anche Carla, la cosiddetta marchesina, e la incontriamo sin dalla prima stagione. Nella serie è descritta come una manipolatrice, disposta a fare tutto per ottenere ciò che vuole. L'attrice in questione è la famosissima Esther Exposito e ha affermato di essere molto legata al suo personaggio, che nella serie deve risolvere molte situazioni e quindi interpretare un personaggio così forte la rende molto orgogliosa. Ha cominciato a recitare all'età di soli 6 anni, ma il suo vero e proprio debutto avviene con la serie Netflix Vis a Vis. Ciao ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, della nostra seconda puntata, e ora vi danno i saluti Marta, Federico e Paola. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Yo solo creo ese bandido que le hizo, digo.